Ciao a tutti amici di Parliamo di Videogiochi e benvenuti al 9° episodio di Giochi di Pessimo Gusto. Il gioco di oggi mi è stato suggerito da Master of Disaster ed è un gioco parecchio stressante, un po' complesso nei ragionamenti da fare e anche molto lento. Oggi parleremo di Pandemic 2. Mi è già capitato di parlare di flash games, tipo in Torture Game 3, quello che avevamo visto nell'episodio insieme a JFK Reloaded. E se in Torture Games ce la prenderemo con un solo individuo, il nostro obiettivo, questa volta, sarà la popolazione mondiale. Come suggerisce il titolo, Pandemic vuol dire pandemia, ossia diffusione a larghissima scala di una determinata malattia. E in questo gioco, infatti, ricopriremo il ruolo di questa malattia, il cui obiettivo sarà quello di sterminare l'intera popolazione umana. Chi ha avuto l'idea di questo gioco ha avuto una trovata a dir poco geniale, perché tra tutti i flash games che esistono, sono veramente in pochi quelli che riescono a raggiungere certi livelli di complessità. Devo dire che l'ho apprezzato tantissimo, e sicuramente anche voi lo apprezzerete. Questa volta il gioco lo trovate nella descrizione del video, essendo un gioco in flash e anche free. Ma adesso andiamo a vedere di cosa tratta Pandemic 2. In questo splendido gioco della famosissima Crazy Monkey, ci troveremo inizialmente davanti a un muro di istruzioni di gioco, che richiederanno parecchia pazienza per essere lette tutte e apprese al meglio. Vi assicuro che giocare random senza averle lette porterà a capire molto lentamente le meccaniche di gioco. Allora, cominciamo col dire che esistono due modalità di gioco. Quella relax, dove il gioco sarà breve, più semplice e i governi mondiali saranno meno attenti e previdenti, e una realistic, in cui avremo tutto l'opposto della modalità precedente, oltre ad avere la possibilità di salvare la partita, dato che il gameplay potrebbe prolungarsi per diverso tempo. Dopo aver fatto ciò, andremo a scegliere che tipo di infezione vorremo. Potremo scegliere tra tre tipi: virus, batteri o parassiti, ognuno con determinati pro e contro, ma occorrerà leggere le regole per capire meglio cosa ci interesserà usare. E dopo aver dato il nome alla nostra malattia, ci ritroveremo nella schermata di gioco. Come potete vedere, avremo un mappamondo suddiviso per le varie aree geografiche e ci verranno segnalati aeroporti, porti, ospedali e centri idrici. Avremo in basso una barra che ci indicherà la data e l'orario, oltre che un selettore della velocità di gioco e un contatore che indicherà i nostri punti a disposizione, che aumenteranno in base al tempo trascorso e alle infezioni provocate. All'inizio del gioco ci verrà designata una nazione come il primo focolare della nostra malattia e avremo una decina circa di infetti. Come potete vedere, per ogni nazione ci verranno segnalate diverse proprietà. Avremo una colonna con i problemi della nazione, a partire dai terremoti fino ad arrivare alle rivolte. Una colonna indicante lo stato dei servizi pubblici, quali porti, aeroporti, ospedali, scuole e mezzi ruotati. Poi ci sarà un riquadro che riporterà, nel caso ci sia un'emergenza in corso, il tipo di aiuti che vengono forniti alla nazione. Per esempio distribuzione d'acqua, maschere antigas, leggi marziali o rogo dei corpi infetti. E infine la situazione della popolazione, suddivisa in sani, infetti, morti e vivi. Dopo aver preso coscienza dei pannelli in azione, andiamo a vedere il menu del nostro virus. Questa è la nostra finestra principale di gioco. Qui avremo il monitoraggio dell'evoluzione del virus. Sintomi. I sintomi, come si sa, sono i segni con cui la malattia si manifesta. Inizialmente avremo 5 tipi diversi di disagi, tra cui starnuti, tosse, febbre, sudore intenso e vomito. Ognuno di questi sintomi sarà più o meno discreto e renderà di conseguenza più o meno visibile la presenza di un'epidemia. Per esempio, una persona che ha come sintomo la tosse è meno grave di una persona che vomita, ma ha anche meno possibilità di contagiare rispetto agli starnuti. Queste piccole cose andranno man mano considerate e valutate a seconda della situazione che vorremmo generare. Infatti, in uno dei pannelli sottostanti avremo le varie resistenze che il nostro virus potrà sviluppare, suddivise in freddo, calore, umidità e medicinali. Di conseguenza, potremo scegliere di sviluppare determinate resistenze in maniera tale da colpire, in sequenza, determinate aree geografiche rispetto ad altre. Per esempio, se svilupperemo una bassa resistenza alle medicine, avremo più possibilità di colpire paesi sottosviluppati, poiché è più difficile reperire cure adeguate. Poi, potremo far evolvere il virus in maniera tale da poterlo trasmettere tramite roditori, insetti, fonti d'acqua e per via aerea. Questo servirà per aumentare ulteriormente il numero dei contagi. Infine, avremo un grafico riportante i punti evoluzione, quelli di cui vi ho parlato prima, che serviranno ad acquistare tutte le possibili evoluzioni che vi ho appena riportato. Poi avremo la media degli infetti al giorno e media delle morti causate, oltre che a delle statistiche sulla letalità, infettività e visibilità del virus. Il gioco sta tutto nel riuscire, con molta calma, a spargere lentamente e a macchia d'olio il virus senza che il mondo si accorga che ci sia effettivamente una minaccia di pandemia che potrebbe mietere milioni di vite.
Quindi cominceremo a provocare sintomi blandi e poco sospetti, attendendo di riuscire a infettare pian piano le varie aree della mappa. Ovviamente, se ci si butta subito a rendere letale il virus, otterremo solo ulteriori difficoltà, perché una volta che i media faranno notare che è in circolo un virus pericoloso, assisteremo a chiusure di scali aeroportuali, scuole, oppure verranno imposti embarghi tra nazioni in maniera tale da isolare le popolazioni con il maggior numero di infetti. Quindi, come vi ho detto all'inizio, occorrerà davvero molta pazienza e attenzione nel scegliere con pazienza e astuzia come evolvere il virus in maniera tale da renderlo abbastanza defilato, ma parecchio infettivo, per poi farlo diventare una minaccia letale quando andremo a far manifestare sintomi più gravi quali cecità, necrosi, ipersensibilità, attacchi cardiaci, depressione o altro. Una volta che riusciremo ad aver avviato focolari del nostro virus in tutto il mondo, sarà difficile riuscire a fermarci, perché andando avanti con il tempo, riusciremo a sbloccare sempre più sintomi e resistenze, in maniera tale che l'estinzione della razza umana proceda sempre più velocemente. Il gioco può terminare in tre modi. O riusciremo a sterminare ogni forma di vita esistente sulla faccia della Terra, o i governi della Terra riusciranno a sviluppare un vaccino per far fronte all'epidemia, oppure il livello di allarme mondiale sarà talmente elevato che alcune nazioni chiuderanno le loro frontiere e rimarranno a casa loro felici, contenti e sani. Ed è a questo proposito che devo fare una considerazione. Il Madagascar. Porca miseria, ragazzi, il Madagascar è il motivo principale di bestemmie in Pandemic 2. È piccolo, ha un clima molto variabile, è poco popolato, ha un solo porto, suo unico mezzo di contatto con il mondo. Come potete notare, nel resto delle nazioni c'è sempre più di una via per poter infettare tutti quanti e soprattutto il porto in questione ha un traffico bassissimo. Quindi nel momento in cui sull'Isola Felice verrà data l'allarme, verrà chiuso il porto e potremo dire allegramente di aver perso la partita. Quindi ragazzi, ricordatevi che se dovesse scoppiare una grande epidemia a livello mondiale, l'unico posto sicuro in cui dovete rifugiarvi sarà il Madagascar, che a quanto pare non è solo noto per strani animali parlanti, ma è anche la nazione che in questo mondo ha capito tutto. Tirando le somme, Pandemic 2 è senza dubbio un gioco bastardissimo sotto tutti i punti di vista, sia come tematica che come difficoltà di gioco, perché vi assicuro che inizialmente sarà molto difficile entrare nell'ottica di gioco, ma soprattutto non giocateci se non avete molta pazienza perché Pandemic ne richiede molta. Inoltre la possibilità di variare il tipo di mezzo di infezione tra virus, batteri e parassiti renderà ogni volta diverso lo stile di gioco e le tecniche con cui andremo a condurre la nostra battaglia contro la popolazione mondiale. Questo non episodio di Giochi di Pessimo Gusto termina qui. Vi invito come sempre a iscrivervi e a fare un salto sulla nostra pagina Facebook e dare un'occhiata a tutte le altre rubriche. E ricordatevi, il Madagascar un giorno dominerà il mondo. Ciao a tutti da Fraus, ci rivediamo al prossimo video. Ciao!